L'isola dei famosi, due concorrenti hanno fatto l'amore, ecco chi sono. Gossip Isola dei famosi 2018, due VIP hanno fatto l'amore in Honduras, svelati gli indizi. Scandalo a luci rosse o il cancelletto Isola dei famosi 2018, dove si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile flirt che ci sarebbe stato tra due concorrenti di questa 13ª edizione del reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. Nei giorni scorsi sulle pagine della rivista Chi è stato lanciato lo scoop clamoroso secondo il quale tra due concorrenti ci sarebbero stati degli incontri bollenti e addirittura che avrebbero fatto l'amore. Se zero all'Isola dei famosi, ecco chi sarebbero i protagonisti. La notizia fece ovviamente il giro del web e dei social, anche se non venne cavalcata più di tanto in televisione e neppure durante le puntate serali del cancelletto Isola dei famosi, dove questo scoop della rivista Chi è passato quasi in secondo piano. Eppure il direttore Alfonso Signorini non si è arreso e nella sua trasmissione Casa Signorini in onda sul sito web 361 Magazine ha raccolto nuovi clamorosi indizi che aiutano a capire meglio chi potrebbero essere questi due concorrenti che si sono lasciati andare alla passione travolgente in Honduras. Sulle pagine di Chi era stato già svelato che i due concorrenti in questione non erano single, ma entrambi fidanzati e forse anche sposati. Insomma, uno scoop di quelli clamorosi che potrebbero davvero far scatenare il finimondo tra i concorrenti di questa Isola dei famosi. Ma chi sono i protagonisti in questione di questa passione travolgente all'isola? Come vi dicevamo, il direttore di Chi ha provato a raccogliere nuovi indizi e lo ha fatto intervistando Eva Enger nel corso della sua trasmissione web, durante la quale l'ex naufraga si è lasciata andare a delle rivelazioni molto importanti sull'accaduto. Ecco gli indizi sullo scandalo a luci rosse dell'Isola dei famosi. La Enger, infatti, ha confermato quello che sarebbe lo scoop bomba di Signorini, rivelando altri indizi sui due concorrenti protagonisti di questo scandalo a luci rosse. Nel dettaglio ha fatto sapere che la donna sarebbe mora e soprattutto mamma. Questo, quindi, escluderebbe che possa trattarsi di Rosa Perrotta oppure Elena Morali, così come era stato ipotizzato in queste ultime ore sul web e sui social. Per quanto riguarda, invece, l'uomo protagonista di questo scandalo a luci rosse, la Enger ha precisato che si tratterebbe di una persona di colore, il che farebbe presupporre che possa trattarsi di Amauriz Perez. Cosa succederà a questo punto dopo la confessione bomba della Enger? Striscia la Notizia indagherà anche su questo caso? Cancelletto l'Isola dei famosi.